Ok, Buonasera siamo online. a tutti. Allora, questo è il nostro primo appuntamento con un free talk, una chiacchierata tra amici che si sono incontrati intorno a questo blog Estrema Ratio. Ringrazio innanzitutto chi ci sta seguendo in diretta, Facebook, e gli ospiti che vado subito a presentare. Abbiamo con noi questa sera l'avvocato Fiammetta Modena, senatrice del gruppo di Forza Italia, membro della Commissione Giustizia, della Commissione Bilancio del Senato. Paolo Ferrarese, buonasera Paolo, imprenditore di lungo corso del settore agricolo e presidente di Confagricoltura Verona. Gian Piero Marra, private advisor presso Azimut SGR. Ciao Gian Grazie. Piero. Filippo Rossi, leader di Buona Destra. Ciao Filippo. Buonasera a tutti. Nicola Di Mani, Estrema Ratio. Salve, Allora, buonasera. l'oggetto. Buonasera. Ho detto la chiacchierata di questa sera è capire principalmente cosa attende le imprese dopo la pandemia, di cosa avrebbero bisogno per la ripartenza e quali criticità andrebbero risolte o quantomeno mitigate. Invito fin d'ora le persone che ci stanno seguendo su Facebook a intervenire se vorranno porre delle domande ai nostri interlocutori e interagire con noi. Ora, prima di cominciare, consentitemi una breve considerazione introduttiva. L'Italia, ho preso qualche appunto così per evidenziare gli aspetti critici che stiamo attraversando in questo momento. L'Italia, diciamo, non cresce da 30 anni, faccio questa breve premessa, e la mancanza di crescita, dico sempre, l'abbiamo sostituita, surrogata da politiche monetarie e di bilancio, e anche da Ogni tanto, tasse. scusate, ma la connessione era Sì, partita. prego, Mi prego. Buonasera, sentite signorina. ora? Eccoci. Sì, Oh, finalmente. eccoci. Perfetto. Perfetto. Allora, ricomincio questa breve introduzione. Buonasera, senatrice. Buonasera. La ripresento, senatrice Fiammetta Modena, di Forza Italia, membro della Commissione Giustizia e Commissione Bilancio in Senato. Buonasera. Allora, Buonasera. dicevo, l'Italia ha un grande problema in questo momento, cioè c'è un difetto di crescita che ormai si porta avanti da circa 30 anni. E diciamo che questa crescita, questa mancanza di crescita è stata sostituita da politiche monetarie e di bilancio e da tasse, stante anche una dimensione del settore pubblico molto grande, molto inefficiente e improduttivo. Alcuni dati: noi negli ultimi 25 anni non abbiamo mai superato il 2% di crescita e dal 2000 al 2019 la crescita media è stata dello 0,4%. Se volessimo fare un confronto a livello europeo, abbiamo dati molto significativi. Dal 2000 il PIL francese è aumentato del 32%, quello tedesco del 30,6%, quello spagnolo del 43,4% e quello medio dell'Unione Europea, senza l'Italia, del 40,7%. Quello italiano è cresciuto dal 2000 solo del 7,7%. Ora, le cause sono note, riconosce anche la Commissione europea, ce le ricorda nel semestre europeo ogni volta, e sono principalmente l'incertezza politica e normativa. Noi consideriamo che per quanto riguarda quella politica, dagli 160 anni abbiamo avuto 132 governi, le inefficienze della pubblica amministrazione, i tempi della giustizia civile, che sono 3 volte più lunghi della Germania e doppi rispetto alla Spagna, l'anzianità della nostra popolazione insieme alla decrescita delle nascite, l'assenza di una politica sulle liberalizzazioni e sulla concorrenza. Poi c'è un gap sul tessuto produttivo del nostro paese, essenzialmente caratterizzato da piccole imprese, da imprese molto piccole, dispongono di pochi mezzi finanziari e anche di competenze manageriali. Ora, questi problemi sono la conseguenza di mancate riforme strutturali che difettano in Italia ormai 30 anni e che l'UE ci chiede incessantemente nel semestre europeo. Ora, noi siamo entrati in questa situazione e siamo stati colpiti duramente dalla pandemia, e questa pandemia poi ha generato uno shock, come sappiamo, sociale ed economico senza precedenti. Però in questo momento noi abbiamo il debito pubblico che è salito a 2.600 miliardi, abbiamo un rapporto debito-PIL che sta arrivando al 160%, che naviga verso il 170%, abbiamo perso un prodotto interno lordo, un PIL reale del 9% sul 2020 e abbiamo un rapporto deficit-PIL
all'11,8%, questo è quello che chiede e che ha esposto, diciamo, il governo nel DEF, compreso anche l'ultimo scostamento di bilancio di 40 miliardi richiesto da Draghi. Ora, qual è, concludo, il rischio per le imprese? Il rischio maggiore è che questo trauma causato dalla pandemia determini un gravissimo squilibrio nella struttura finanziaria delle nostre imprese. Abbiamo essenzialmente dei pesanti cali di fatturato e della redditività ed aumenti dell'indebitamento e perdita del patrimonio aziendale. Senatrice, allora inizio da lei. Le PMI, soprattutto quelle piccole, quelle più piccole, sono in grandissima difficoltà, principalmente nei settori della ristorazione, del turismo, del fitness, cioè quelli particolarmente colpiti dai lockdown. Lei è membro della Commissione Finanze e Bilancio del Senato. State esaminando il Recovery Plan, il documento di economia e finanza, il DEF e la riforma fiscale. Tra non molto finirà anche la narcotizzazione dovuta alle misure di sostegno emergenziali e ci sarà una riapertura progressiva delle attività. Le imprese potranno contare ancora su futuri sostegni e a quali condizioni? Poi le faccio una seconda domanda. Come si pensa di affrontare il problema delle cosiddette imprese zombie, ovvero quelle aziende che non hanno più prospettive di rilancio? Grazie, signorina. Buonasera, intanto ringrazio voi perché avete organizzato questo momento di confronto. Vi ringrazio anche perché molto spesso ci confrontiamo nei social, insomma, su queste che sono tematiche sicuramente di attualità. Provo ad essere sintetica perché i temi che ha toccato sono parecchi. Intanto vediamo un secondo quello che sta analizzando il Senato e ovviamente anche la Camera, perché i tempi di lavoro sono e hanno dei ritmi molto serrati. In Senato giovedì si voterà il documento di economia e di finanza. Per quanto riguarda il recovery, sia la Camera che al Senato, che il Senato hanno già dato gli indirizzi complessivi, nel senso che c'è già stato un dibattito basato, tanto per intendersi, su quelle che erano le schede tecniche inviate dalla Commissione europea, quindi analizzate da tutte le commissioni, che poi sono sfociate in un atto di indirizzo che insomma, è un atto di indirizzo abbastanza corposo, sul quale magari torniamo dopo. Per quello che riguarda invece la parte della riforma fiscale, la riforma fiscale non è stata ancora presa in esame, ci sono state delle audizioni così d'indagine generale, dove molti hanno partecipato esprimendo le loro opinioni, ma non c'è ancora un testo che si sta discutendo, né può esserci perché sarà collegata alla manovra finanziaria. Chiarito, diciamo, un po' questo tipo di panorama, bisogna tener conto che ci sono vari livelli con riferimento anche qui ai numerosissimi temi che lei ha toccato. Allora, partiamo dalla crisi finanziaria ed economica del 2011. La crisi economica e finanziaria del 2011, anzi 2008-2011, è qualcosa che sicuramente ci ha segnato, ma è anche qualcosa che a livello, diciamo così, di effetti devastanti per la nostra economia, non si ripeterà per la semplicissima ragione che i parametri che allora aveva l'Europa sono stati completamente superati da vari fenomeni, sicuramente la pandemia, ma anche dalla nascita di tutta una serie di movimenti in tutta Europa contrari a questa austerità, perché un conto era se si ribellava ovviamente la piccola Grecia, un conto se invece i cosiddetti movimenti populisti hanno attraversato l'intero continente. E inoltre il cosiddetto Recovery Plan altro non è se non una immissione di liquidità in tutti gli stati, tra cui il nostro, che prima non era mai stato fatto. Sono saltate tutte le regole alle quali noi eravamo abituati. Pensi a quelle, per esempio, degli aiuti di Stato. Non dimentichiamoci che la BCE, anche se non c'è più Draghi che la governa, ha la Lagarde che sta acquistando a tutta manetta, se mi passate il termine, i titoli. Questo consente i prestiti con dei tassi molto bassi. Quindi il tema oggi è, in realtà, il tema è abbiamo i soldi, vanno spesi bene. E perché attraverso questi soldi, quelli a fondo perduto, quelli del recovery,
il debito che ha fatto lo Stato. Insomma, noi stiamo discutendo, tanto per darvi un'idea, 35 miliardi di sostegni 1 e poi a breve la Camera comincerà l'esame di 40 miliardi che è lo scostamento, cioè parliamo di 75 miliardi solamente in questi 2 o 3 mesi, insomma, è sempre per intendersi. Quindi si stanno spendendo i soldi adesso. Il problema che ha il nostro paese è, uno, spenderli in modo completamente diverso rispetto a come si è fatto in passato. Questo è il tipo di problema che ha, secondo, insomma, l'ha anche detto il Presidente del Consiglio, e fare in modo che questa spesa provochi quella crescita che il nostro paese non ha mai avuto, e quindi saldi quei divari a cui le faceva riferimento prima. Non è un caso che sempre la BCE ha finanziato, per esempio, il progetto della freccia rossa giù al sud. Non è un caso che il recovery abbia la maggior parte delle spese tutte quante concentrate nel sud e il resto nel nord. Insomma, serve proprio a superare questi divari. Qual è il metodo che si ha in testa, o comunque che sta esprimendo il Presidente del Consiglio, per far sì che questi soldi ottengano determinati obiettivi? La individuazione di cronoprogrammi e la trasparenza riferita ai vari punti di attuazione del programma, quindi una sorta di controllo collettivo. Per esempio, sono stati nominati 57 commissari sulle grandi opere delle ferrovie, delle strade, ci sono anche opere idriche e presidi di sicurezza nazionale. Nel sito del MIT uno troverà il cronoprogramma, in modo da capire quanto vanno avanti, come vanno avanti, se vanno avanti. E la stessa cosa molto probabilmente sarà fatta per il recovery. Chi ha patito di più la crisi oggi? Tutto quello che è il settore dei servizi, quindi in modo particolare quello a cui faceva riferimento lei, per capirsi il turismo, per capirsi sicuramente la ristorazione, sicuramente le palestre, eccetera. Quindi, quali sono le modalità di intervento? Le modalità di intervento sono intanto un cambio che c'è stato nell'attribuzione dei soldi, perché con il primo decreto sostegni i soldi sono arrivati nei conti correnti diciamo, nei tempi che aveva previsto il governo, e sono già stati pagati 3 miliardi nel sole 24 ore. Oggi si faceva la cifra, c'è cioè una media all'incirca di 3.000, diciamo la media è circa 3.000 euro, ovviamente insufficienti, tutto quello che volete, ma comunque insomma i pagamenti ci sono sicuramente stati. E l'altra, diciamo, quindi il cercare in qualche modo di appunto arginare, no, la crisi che chiaramente colpisce delle aziende che sono costrette a stare chiuse, e dall'altro però l'unica cosa che può far ripartire quel settore economico è la riapertura. Come si fa a riaprire? Anche qua noi siamo stati abituati da un anno e più cioè, no, di pandemia gestita dal cosiddetto governo giallo, no, scusatemi, rosso-verde, che era fatto di conferenze stampa infinite, di mediazioni continue, di richieste, di rimpalli, di conferenze stampa fatte la notte, anche maniacali nella spiegazione di tutte le regole, eccetera. Qui invece l'ottica è completamente ribaltata, cioè il problema che si è fatto il governo è quello di dire come faccio a riaprire per sempre, perché se noi anche dovessimo aprire adesso, no? Il 26, ma c'è tutta questa polemica, i ristoranti aperti, i ristoranti chiusi, il coprifuoco, eccetera, in realtà l'obiettivo è quello di riaprire e non richiuderli più, perché noi l'anno scorso queste attività le abbiamo aperte e poi dopo a ottobre abbiamo chiuso tutto. Perché abbiamo chiuso tutto? Perché il sistema sanitario era ritornato al collasso. Ecco perché sul piano vaccini c'è questa accelerazione straordinaria, perché l'idea che ha il Presidente del Consiglio, cioè Mario Draghi, che l'ha espressa chiaramente poi tra l'altro quando è venuto alle Camere, è quella di dire questa la ripresa per queste attività è solamente una, ed è la riapertura in condizioni di sicurezza, perché a quel punto il paese, siccome sono per lo più attività appunto legate ai servizi,
in quell'ambito riprende immediatamente diciamo, a guadagnare con quella cosa che chiamano il rimbalzo, cioè il rimbalzo dell'attività. Certo, se io la palestra magari l'apro adesso, 15 giorni prima, però il piano dei vaccini non è andato come previsto, cioè non si è finito di vaccinare le persone tra settembre massimo ottobre, e poi la richiudo, è chiaro che quella palestra non riaprirà più, molto probabilmente, non è finita per sempre. L'ultimo concetto che volevo dire, perché ripeto, i temi sono parecchi e sono anche complessi, però sempre in modo abbastanza sintetico, è il fatto che la questione legata alla scelta di imitare l'Inghilterra nella vaccinazione non è casuale, cioè noi dobbiamo riuscire a raggiungere questo obiettivo perché a ottobre, cioè con i tempi del commissario precedente al commissario Figliuolo, probabilmente avremmo finito nel 2022. Noi questo non ce lo potevamo permettere perché, per riprendere da un punto di vista economico, far salire il PIL per quelle che sono le previsioni del DEF, eccetera, eccetera, noi dobbiamo assolutamente avere tutto aperto gli ultimi 3 mesi dell'anno. E per avere tutto aperto gli ultimi 3 mesi dell'anno, dobbiamo aver messo in sicurezza le persone anziane, che sono poi quelle che di solito sono colpite dal Covid in modo letale e che naturalmente provocano l'intasamento delle terapie intensive, quindi il blocco, la chiusura, il lockdown, eccetera, eccetera. Questo è un po' il quadro, che è un quadro che naturalmente ha disegnato il Presidente del Consiglio, e lo ha disegnato, secondo me, però è il mio parere, in modo abbastanza lucido e anche razionale. Non è stato casuale che le prime cose che ha fatto è stata mettere in campo la Protezione Civile, l'esercito per i vaccini, trattare con le aziende farmaceutiche per avere le dosi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, noi dobbiamo finire assolutamente nel mese di ottobre. Fatta questa operazione, a quel punto il paese chiaramente riprende. In estate si riapre con quello che è stato definito il rischio ragionato, ma comunque si riapre in sicurezza. Dice, perché chiaramente se poi ci ritroviamo con la quarta ondata a ottobre, non abbiamo praticamente risolto il problema. Non so se sono riusciti a toccare tutti i temi che ha toccato, che sono abbastanza corposi. Sì. Le faccio un'altra domanda, senatrice. Draghi ha presentato il DEF 2021, e peraltro questa sera il ministro credo che faceva, esponeva in commissione congiunto, questa sera c'era. Sì. E in settimana inizierà l'esame in Senato. Ora, il rapporto deficit-PIL è stato previsto all'11,8%, è salito, ma nel DEF si considera una riduzione al 3,4% nel 2024. Lei ritiene questa una cosa plausibile? Quali potranno essere le conseguenze concrete sulle imprese e sulle tasche dei cittadini Guardi, italiani? guardi, mentre stiamo parlando, Franco questo lo ha spiegato e lo stanno chiedendo tra l'altro i vari commissari negli interventi che stanno facendo. Il punto fondamentale è che la crescita è determinata da tutta una serie di fattori legati comunque alla iniezione di denaro pubblico per spese, investimenti, ristrutturazione dell'Italia, eccetera, eccetera, che non ha eguali. Cioè noi dal dopoguerra una roba del genere non l'abbiamo mai vista come entità di soldi. È 191 e il recovery, altri 60, diciamo, di cui 60 a fondo perduto, 30 miliardi li mette il governo perché i progetti che non rientrano nel recovery a quel punto verrebbero comunque, tra virgolette, salvati, perché il recovery non è che sia così. La Commissione europea ha dato dei paletti abbastanza chiari. Allora, se questa macchina funziona, si raggiunge la crescita, quella crescita a cui punta ovviamente Draghi, perché lui parte dal presupposto che se rimetti, rimettendo in moto il paese, il debito te lo ripaghi perché il paese cresce. Questo è un po' il concetto. Chiarissimo, senatrice. Paolo, passiamo a te, Paolo. Allora, ti voglio chiedere la situazione dell'agricoltura di oggi, la situazione Ecco. italiana, a circa un anno dalla pandemia, qual è? Ce la puoi esporre? E soprattutto quando si parla di centralità dell'agricoltura, si dice una cosa vera, Paolo? Grazie.
Forse Paolo non ci saluto ascolta. tutti, ringrazio in particolare Arazio per la possibilità che ci dà di esprimere un nostro parere. E mi scuso già da subito perché la connessione va e viene, quindi non potrei, penso, pensare di fare un intervento abbastanza continuativo. Ci provo. Dunque, per quanto riguarda l'agricoltura, non è che ha sofferto tantissimo, ha sofferto moltissimo qualche comparto dell'agricoltura, e cioè in particolare gli agriturismi. Non sto a dire che per gli agriturismi sta andando molto male anche questo. Paolo, purtroppo sentiamo molto male. Maria, passerei a questo punto Gian Piero. Ciao, buonasera a Allora, tutti. poi magari Paolo lo sentiamo. Paolo, ci ascolti? Nulla. Allora, Gian Piero, a te. Sappiamo che la struttura produttiva italiana è molto sbilanciata verso imprese piccole o piccolissime. Vi avevo avvertito se ci fossero Sì, Paolo? diretti fra di noi, sarei quello che si direbbe di un boicottaggio, ma credo che non sia questo. Quindi stavo dicendo, questo è successo. Riguardo alla situazione dell'agricoltura, soffre di gravi problemi già da tempo, e quindi tutto sommato non se ne è accorta molto di questo periodo, tranne che per questi due settori. Soffre di gravi problemi anche perché mi sembra che di agricoltura pochi ne parlino. Modena per la relazione che ci ha fatto, che è assolutamente interessante, e se ne parla poco, e quando se ne parla si parla per slogan. Io ne ricorderei solo alcuni: si parla di economia circolare, si parla di economia verde, si parla di biodiversità, di sostenibilità, di innovazione. Cauta la linea. Vediamo se rientra, credo. Magari lo riprendiamo dopo. Allora, torniamo a Gian Piero. Allora, sappiamo che quindi la struttura produttiva, parliamo delle imprese, è molto sbilanciata. Ecco, sta rientrando Paolo. Un attimo, vediamo. Mi sentite? Paolo? Mi Sì, sentite? sentiamo molto male. Adesso in questo momento sì. Mi sentite? Sì, eccomi qua. Sì. Vi ho detto, ho dei problemi Sì. di connessione, ogni tanto salta tutto e ritorna tutto. Stavo dicendo, si parla, quando si parla di economia agraria, in termini di slogan. E questi sono quelli che vi dicevo. In realtà il problema dell'agricoltura principale è quello della redditività, e la redditività manca ormai da tanto tempo, soprattutto nei settori principali della nostra economia agraria. Sono zone meno a rischio, ma nella stragrande maggioranza dei casi la redditività proprio manca, andando a considerare anche l'aspetto zootecnico dell'economia agraria. Quindi lo slogan circa l'economia circolare, io un contenuto non ce lo saprei dare. L'economia circolare in agricoltura si fa sempre, e quindi non vedo che novità ci sia. Economia verde, beh, insomma, in agricoltura parlare di economia verde mi sembra. Interruzione continua. Saltato. Vediamo se ce la fa. Niente, io direi un attimo. Non passiamo a Gian Piero, dai. Poi magari riprendiamo Paolo. Allora, parlavamo della struttura produttiva, Gian Piero, che è sbilanciata verso imprese piccole o piccolissime.
che dispongo di pochi mezzi, sia finanziari sia in termini di competenze manageriali. Ora, molte di queste imprese avranno problemi con i canali tradizionali di finanziamento. Ci sono dei canali alternativi? Perché sentiamo parlare di blockchain, token, economy, finanza straordinaria, fintech. Ecco, se puoi spiegarci cosa sono. Grazie, Giampiero. Allora, sì, come già qualcuno ha detto, anche la senatrice ha affermato prima, noi abbiamo purtroppo oggi, in passato è stato viceversa un punto di forza, un sistema produttivo che è composto da una miriade di imprese che sono microimprese, quindi microimprese vengono considerate quelle imprese con meno di 10 addetti che hanno un fatturato che supera i 2 milioni di euro, no? Aziende che in passato avevano un campo competitivo che era molto locale, era localizzato al territorio e quindi la capacità dell'imprenditore di tessere relazioni con il bancario di turno piuttosto che con l'impresa fornitrice o il cliente le faceva comunque vincitrici, erano molto flessibili, si muovevano molto, molto velocemente sul mercato. Purtroppo con l'entrata in vigore, con la globalizzazione, l'entrata in vigore dell'euro, tutto il processo che è avvenuto a cavallo del secolo ha cambiato questo contesto competitivo e le imprese si sono trovate a competere con degli attori che erano diversi rispetto a quelli del passato. Noi abbiamo queste imprese che sono bene o male nate nel dopoguerra, adesso abbiamo i nipoti o i figli, sono un tessuto imprenditoriale nato prevalentemente nel dopoguerra, fatto di tanti piccoli imprenditori, che però non hanno saputo affrontare il nuovo contesto competitivo che si è venuto a creare. La globalizzazione ha portato sicuramente dei vantaggi, ma ha creato anche delle minacce, soprattutto a tessuti industriali tipo il nostro, quello spagnolo. Quindi ci troviamo oggi la nostra piccola impresa italiana che si trova a competere non più con l'impresa della provincia limitrofa, ma si trova a competere con l'impresa che viene dal Giappone piuttosto che dagli Stati Uniti, che hanno delle spalle belle grosse, non sono imprese piccole, sono multinazionali, sono aziende che sanno muoversi sui mercati internazionali molto molto bene. E questo sta creando nelle imprese italiane una minaccia, cioè la capacità delle aziende di rinnovarsi. Considera anche che queste aziende per lo più familiari, l'80% delle imprese italiane sono a conduzione familiare, spesso il management sono membri della famiglia, no? Laddove dall'altra parte ci sono gente che viene fuori dalle migliori università, ci sono gente che hanno esperienze diverse, anche in realtà diverse, quindi hanno toccato mercati diversi, modi di operare in maniera differente. Tutto questa situazione qua è stata, se vogliamo, accelerata dall'entrata in vigore dell'euro, ma soprattutto ci ha dato una bastonata la crisi del 2011, e poi successivamente la pandemia ha purtroppo messo un po' in ginocchio quelle aziende che erano un po' borderline, che non avevano appunto queste spalle grosse, no? Gli interventi governativi ci sono stati, come ci ha confermato la senatrice prima, però hanno carattere transitorio, non è una cosa che potrà durare in eterno, quindi nel momento in cui si tornerà alla normalità, e si spera in ottobre, dopo l'estate comunque di ritornare verso un po' di normalità, e quindi anche l'intervento dello Stato tornerà verso una situazione normale, è come dire, la coperta può diventare corta, cioè queste aziende si troveranno un po' scoperte. Si trovano scoperte perché non hanno una elevata patrimonializzazione, non hanno delle competenze sufficienti per poter andare appunto a competere in questo nuovo scenario. Queste aziende che, ahimè, è stato evidenziato da De Vincenzo, ha fatto un'audizione in Camera un paio di settimane fa, no? Che ha appunto evidenziato anche lui, da Banca d'Italia, hanno evidenziato appunto che le aziende italiane sono riuscite in un certo modo, dopo la crisi del 2011, a patrimonializzarsi un po' di più, a svincolarsi un pochettino da quello che era il credito bancario e le ha rese un pochettino più solide, tanto da affrontare la situazione pandemica una situazione un po' più di favore, diciamo, no? Però è un processo che è iniziato, deve continuare, e per continuare questo le aziende devono necessariamente un po' svincolarsi dal vecchio modo di fare impresa, parlo da un punto di vista ovviamente finanziario, e quindi svincolarsi un po' dal credito bancario. Per farvi capire un'idea, cioè noi siamo molto lontani da paesi evoluti come Stati Uniti, Inghilterra, ma anche da paesi meno evoluti come questi qua, come Francia o Germania, no? Solo per darvi un ordine di grandezza, negli Stati Uniti le emissioni obbligazionarie di aziende private arrivano al 40% del totale dell'indebitamento, in Italia non arriviamo neanche a un 10%. Per converso,
noi utilizziamo la leva finanziaria fino a un 40%, laddove in America si utilizza fino alla leva finanziaria, la leva bancaria parlo, fino a un massimo di un 20%. Quindi questo vuol dire che le aziende devono arrivare in un certo qual modo a svincolarsi un po' da quello che è il vecchio modo di far finanza di impresa e quindi trovare nuove forme alternative di finanziamento, che oggi, grazie a Dio, ci sono. In Italia il mondo finanziario è stato un po', come dire, appannaggio solo del sistema bancario, ma ultimamente, negli ultimi anni, grazie a Dio, in Italia si sono presentati degli altri operatori, advisor piuttosto che operazioni o società finanziarie, che permettono comunque l'accesso ad altre forme di credito, che possono essere le emissioni obbligazionarie, che a loro volta possono essere sottoscritte dalla stessa famiglia imprenditrice, quindi dare una possibilità anche al risparmio privato di avere un'allocazione più efficiente rispetto ai classici obbligazioni bancarie, BOT, CCT o quelli che erano i vecchi strumenti di impiego, che oggi, grazie all'intervento della BCE, hanno dei rendimenti prossimi allo zero. Ma c'è anche un'altra strada che sta facendo da padrona soprattutto all'estero, che è quella dell'apertura del capitale. Quindi fondi che entrano nel capitale delle imprese, andando ad acquisire una minoranza oppure una maggioranza, ma apportano del capitale stabile all'interno dell'impresa. Capitale di rischio che sta lì per degli anni, che possono lavorare, possono finanziare progetti di espansione, prodotti, possono finanziare tutto quello che è la nuova attività aziendale. Solitamente, oltretutto, queste imprese, quando arrivano, non apportano solo capitale, ma apportano anche competenze, apportano relazioni, perché il fondo di private equity che viene a investire nella Gabriele Juvinale S.p.A. probabilmente conosce anche Nicola Juvinale S.p.A. o la Giampiero Marra S.p.A. e quindi le mette insieme, le fa creare dei contatti e quindi agevola quello che può essere lo sviluppo. Le strade sono tantissime. Anche venture capital si stanno affacciati negli ultimi 2 anni, 3 anni sul territorio italiano e riescono a finanziare anche micro imprese che hanno però prodotti o marchi particolarmente interessanti che possono avere uno sviluppo importante. Tutto questo sta dando un impulso, in Italia è iniziata questa operazione. Io personalmente vedo molte operazioni che vengono sistematicamente fatte in Italia e sta dando un impulso. La pandemia, se vogliamo, secondo me, accelererà un po' questo processo nei prossimi mesi, diventerà molto più veloce. Mi parlavi di fintech. Fintech non è altro che passare sul canale internet, chiamiamolo così, diciamo sul canale digitale, tutta quell'attività legata ai servizi bancari un po' di base, quindi microprestiti, prestiti di piccole dimensioni, uso pagamenti elettronici, fatture commerciali, quindi tutti quei servizi bancari che possono essere svolti, possono essere usufruiti in maniera molto più veloce, dinamica, tempestiva, con costi più bassi, utilizzando le piattaforme tecnologiche che ci sono. 2 o 3 giorni fa, il 16, quindi 4 giorni fa, è venuto fuori proprio sul Sole 24 Ore un dato che, ad esempio, i prestiti erogati dalle piattaforme fintech in Italia nel solo primo trimestre del 2021, quindi gennaio-marzo, sono triplicati rispetto a quelli dell'anno scorso. Quindi molte aziende si stanno nuovamente rivolgendo verso questa attività. La blockchain o i token che tu hai nominato, come subentrano? Subentrano in questo modo, cioè quello che sta avvenendo oggi in Italia è quello di collegare il risparmio privato, si sente parlare spesso di questi 2.700 miliardi fermi sui conti correnti, non è tutto risparmio quello lì, molti sono saldi aziendali che sono lì per finanziare il circolante delle aziende, però una buona fetta sono risparmi che sono fermi, quindi lo scopo qual è? Quello di andare a collegare i risparmi con l'impresa direttamente, bypassando il canale bancario, no? È chiaro però che l'investitore o il privato cittadino, nel momento in cui vuole andare ad investire nella Gabriele Juvinale S.p.A., deve avere certe garanzie, una certa sicurezza in quello che sta andando a fare. E qui interviene la blockchain, che la blockchain spesso viene legata al Bitcoin, ma non è Bitcoin. Bitcoin è un prodotto della blockchain, ma la blockchain è un sistema che ti permette di andare a certificare tutti i passaggi che vengono svolti di una qualsiasi commodity, compreso denaro, compreso una semplice azione, e quindi uno ha una certa garanzia di quello che sta andando a fare, quindi sicurezza. Quindi lo scopo, ripeto, è quello di mettere in collegamento la Gabriele Juvinale S.p.A. con Giampiero Marra, in modo tale che direttamente
si ha una comunione di interessi, l'azienda deve andare bene, i miei risparmi devono essere tutelati, devono essere messi in una certa, diciamo, sicurezza, essere investiti in maniera corretta e avere il mio equo rendimento per quello che sto andando a finanziare. Il blockchain serve prevalentemente a questo. Il token è uno strumento semplicemente che mi permette il passaggio da me a te, da te a Nicola e viceversa, quindi poterci trasferire questo diritto tra di noi che partecipiamo a questo mercato. Non so se ti ho risposto alle domande. Perfetto, Gian Piero, sono chiarissimo. Paolo, scusami, ti ridò la parola se riusciamo a così avere un collegamento stabile. E quindi parlavi dell'agricoltura, Paolo. Mi senti, Paolo? Paolo, sì. Non ci senti? Non sì. Sono nelle condizioni di fare un intervento sensato. La connessione va e viene e non riesco a capire perché. Probabilmente perché sono in mezzo alla campagna, laddove appunto non arriva nessun segnale interessante. Approfitto solo per cercare di dire che l'agricoltura non va bene per una serie di ragioni che non sono legate al Covid, ma che sono legate a fattori strutturali antichi. Prima fra tutti una comunità europea che è stata iniziata ma che non è mai stata assolutamente conclusa, che ha in comune solo la questione della moneta, ma che invece è assolutamente eterogenea su tutta una serie di fattori che ci puniscono, perché da una parte abbiamo nazioni forti strutturalmente della nostra, dalle altre abbiamo nazioni molto meno costose della nostra, noi siamo lì in mezzo a fare la figura di quelli che ogni anno si vedono impoveriti. Concetto chiaro. Abbiamo riperso Paolo. Filippo. Sì. Eccoci qua, Filippo. Buonasera a tutti. Ecco qua, Filippo. Allora, sei leader della Buona Destra. Ci spieghi qual è la tua idea politica? E se foste voi oggi al governo? Ecco Paolo, se foste al governo, dico, appoggereste Mario Draghi come Buona Destra? Guarda, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che mi hanno preceduto. Sì, la risposta è sì, ovviamente, ma insomma, al di là dell'appoggio o meno a un governo da parte di un partito che ancora non è rappresentato in Parlamento e che sta per nascere, mi interessa molto di più i contenuti e il merito della discussione. Il merito della discussione è la sintesi di quello che è stato detto fino adesso, nel senso che una cosa ha detto la senatrice Modena all'inizio e che va declinata, io credo, in modo approfondito, e forse sarebbe la declinazione più importante da fare nella politica italiana, la qualità della spesa, perché purtroppo le declinazioni giornalistiche e anche purtroppo tante volte quelle politiche sono molto statistiche, no? Cioè quanti investimenti, quanta spesa corrente, quanti contributi a pioggia e bla bla bla, via dicendo. Ma in realtà il problema è di abbandonare un discorso orizzontale, un'analisi orizzontale della spesa per fare analisi verticali, cioè di decisioni politiche puntuali. Io credo, per esperienza anche amministrativa, che purtroppo lo Stato italiano, oltre a buttare tanti soldi, li spende anche malissimo, che poi è la stessa cosa. Io voglio fare un esempio, diciamo così, da piccolissima provincia italiana. Io sono un cittadino di Viterbo, anche se sono mezzo romano, ma vivo a Viterbo, ho fatto la mia esperienza amministrativa a Viterbo. Quando qualche anno fa Viterbo ricevette circa 12 milioni, 13 milioni di fondi europei, tutti i politici locali erano contentissimi perché facciamo un sacco di cose. La verità invece qual è stata? Che il comune, siccome non aveva investito in progetti veri, ha raccattato progetti qua e là negli uffici e li ha accroccati come se fossero un progetto organico, ma in realtà non era un progetto organico. E quindi di quei 12-13 milioni
circa l'80% sono stati spesi in progetti totalmente inutili per la crescita, per la crescita della città. Se, non faccio esempi, l'unico esempio è la ristrutturazione di, una pensina che era un benzinaio trasformato in una cosa che poi dopo, perché non si sapeva cosa farci, è stato trasformato in un ufficio turistico, ma solo perché non si sapeva cosa farmi metterci dentro, spesa 1.300.000 euro. Allora, se noi moltiplichiamo quel 1.300.000 euro, quei 5 milioni, per tutte queste spese improduttive, e allora vediamo che il problema dell'Italia non è tanto il debito pubblico, e lo è, attenzione, non, è che questo debito pubblico noi lo spendiamo in modo pessimo, e lo spendiamo in modo pessimo non solo nel lato della spesa corrente, per dire quota 100, no? Diamo i soldi ai pensionati invece di investire sulla formazione dei giovani, una follia diciamo di politica economica, no? Approvata anche da questo centrodestra, quindi siamo tutti coinvolti purtroppo, non c'è una destra e una sinistra in questa cattiva politica economica, è tragicamente trasversale. Ma il problema è che al di là della parte di spesa corrente, la tragedia è che anche la parte investimenti molte volte diventano soldi buttati, perché dal punto di vista, diciamo così, econometrico sono investimenti, ma poi dal punto di vista della qualità della decisione politica di come spendere i soldi, sono soldi che non sono assolutamente produttivi per la crescita economica, culturale, sociale del paese. Io credo che il nodo politico sia tutto in questo discorso. Chiaro, Filippo. Torniamo a Paolo. Paolo, tu evidenziavi un problema europeo per quanto riguarda l'agricoltura. Cosa lo intendevi dire, Paolo, su questo problema che c'è in Europa? Vedi un'Europa lontana dall'Italia o male rappresentata dalla politica italiana? Sì, prego. Io vedo un'Europa che per motivi geopolitici si è allargata moltissimo, ma da un punto di vista economico è estremamente eterogenea. Ci sono i paesi dell'est dove molti investitori vanno a comprare terra solo per fare... Vai, caduto. Qui c'era un commento di Corinna Marzi, l'amica, che diceva c'è un problema di copertura di banda larga. In Italia ce ne stiamo accorgendo, ce ne stiamo accorgendo. Soprattutto nelle aree agricole c'è questo problema. Abbiamo il tasso più basso, credo, d'Europa. Io vedevo i dati oggi di digitalizzazione del, diciamo, il settore dell'area agricola interna. È tremendo in Italia. Comunque, Paolo, abbiamo perso un'altra volta. Senatrice. Allora, noi sappiamo che questa politica monetaria... Scusate, ho aperto il microfono. Sì. Altrimenti penso che non riuscite a... Ecco, ditemi tutto. Sul patto di stabilità e crescita, che in questo momento è ufficialmente sospeso nel 2021, e ufficiosamente ormai è chiaro anche per il 2022. Voi avete sentore di come intende muoversi l'Unione Europea, cioè se quei parametri di Maastricht, il 3% e il 60%, li ritengono inderogabili o c'è una prospettiva di un eventuale alleggerimento di queste condizioni? E la seconda cosa, senatrice, lei come vede questa politica, diciamo, monetaria espansiva della BCE? Cioè, se la vede ovviamente favorevolmente, ma fino a quando può essere concepita in senso favorevole, nel senso che se ha degli effetti collaterali anche negativi questa politica, per esempio in termini di inflazione e così, e fino a quando si pensa che la BCE possa sorreggere le economie statali con l'acquisto di questi titoli? Grazie, senatrice. No, grazie a voi. Approfitto anche perché avevo anche letto un messaggio di una persona che ci seguiva, così magari rispondo anche a quello. Dunque, partiamo dalla prima questione. La prima questione è relativa a
quello che nella sostanza si può fare con riferimento alle regole dell'Europa, no? Allora, io ho questa idea di fondo come impostazione di carattere generale. La prima è che le regole, è vero, probabilmente se ne ricomincerà a discutere, ma non saranno, cioè non saranno più quelle che hanno regolamentato l'Europa fino adesso. La semplicissima ragione è che nelle nostre condizioni ci sono anche tutti gli altri paesi. Questo è un cambio di natura e di carattere epocale. Quindi si sa che si deve riaffrontare il problema, può però avere delle soluzioni inedite, un bilancio unico europeo per esempio, oppure altre soluzioni inedite, un cambio profondo dei famosi parametri di Maastricht. Qual è la scommessa che secondo me che non dobbiamo perdere noi come Italia? È l'attuale presidente del Consiglio. Voi direte, ma perché? Che c'entra lui? C'entra perché noi entriamo in una fase storica dove l'era della Merkel è terminata, lo si è visto anche oggi con dei dati elettorali, no? Avete visto com'è andata, no? I verdi stanno andando fortissimi in Germania. Macron non si sa bene se e come uscirà dalle presidenziali, comunque sicuramente la Francia esce indebolita da quella che è la sua caratteristica, è sempre stata del famoso asse franco-tedesco, e invece abbiamo un paese che è in posizione strategica, lì dove si gioca la partita del futuro del Mediterraneo, che si è saldamente ricollocato nel quadro dell'Alleanza Atlantica, cosa da non dimenticare anche questa, e che ha un leader. Allora io, francamente, il futuro dell'Europa, forse con cauto ottimismo, perché bisogna sempre avere cauto ottimismo, penso che se noi lo comprendiamo, chiaramente il paese questo deve comprendere, le forze politiche lo devono comprendere, lo giochiamo in una posizione di leadership. Non lo giochiamo più come si è giocato fino adesso, dove il leader di turno doveva andare col cappello in mano ad accreditarsi presso i potentati di Bruxelles, no? Questo è quello che penso, certo. E questo è il motivo per cui le problematiche relative a quello che sarà l'Europa una volta uscita dalla pandemia penso che saranno molto diverse rispetto a quelle categorie concettuali con le quali abbiamo ragionato fino adesso e che voi giustamente ricordavate prima negli interventi. Per quello che riguarda la BCE, la BCE è collegata ovviamente a questo tipo di ragionamento, perché si sta tenendo basso con l'emissione di titoli e con l'acquisto, scusatemi, di titoli il debito complessivo di tutta la cosiddetta eurozona. Evidentemente lo fa perché ha capito un'altra lezione fondamentale della crisi 2008-2011, sempre secondo quello che è il mio modesto parere, e cioè che noi abbiamo necessità e bisogno di una banca che faccia quello che ha fatto la banca la Federal Reserve negli Stati Uniti subito dopo la crisi del 2008, perché gli Stati Uniti ricominciarono a correre e noi invece siamo rimasti appiccati alla regola dell'austerità, perché c'era anche una differenza fondamentale di impostazione. Ricorderete anche voi che l'impostazione relativa all'acquisto chiamiamolo del debito, anche se non è preciso, ma insomma per farci capire a chi ci accosta, cioè chi ci ascolta, fu praticamente la strategia che utilizzò Draghi quando ritenne di salvare l'eurozona dagli attacchi di chi invece riteneva opportuno farla saltare, con tutte le conseguenze che abbiamo visto in termini di sofferenze psichiche, fisiche ed economiche del paese. Poi la signora giustamente ha anche fatto rivedere la domanda, sì. Diceva i soldi sono tanti, però anche la gente è tanta, sì, è una cosa giustissima, sì. È vero, sì, questo è vero, lo sappiamo, noi anche se facessimo un bello scostamento da 200 miliardi molto probabilmente non basterebbe a ristorare o comunque a recuperare il mancato guadagno e il mancato fatturato determinato dalle chiusure, soprattutto per tutta una serie di imprese
medio-piccole che operano nel settore dei servizi. Per questo l'unica alternativa è sorreggerli con l'ultimo scostamento, che ci auguriamo francamente che sia l'ultimo, ne abbiamo visti parecchi nell'ultimo anno, e far ripartire l'economia reale del paese. Perché a quel punto, molto probabilmente, i consumi che sono stati bloccati, perché la gente oggi sappiamo benissimo che non spende, e quindi abbiamo infatti dei risparmi straordinari all'interno delle banche, che chiaramente si riverserebbero su tutto su questo settore del terziario dei servizi, che invece fino ad oggi è stato penalizzato. E quindi torno alla sua, e non la ripeto, però sulla questione della campagna vaccini. Non è un caso che sia prioritaria. Sì, c'è Non so se un'altra sono domanda. stata. No, chiarissima, Sì? Beatrice, c'è anche una domanda. Ma questi soldi saranno dati a pioggia anche a quelle imprese in crisi già prima della pandemia? Ci scrive Allora, Emanuela. questa è una Sì. domanda, guardi, che abbiamo fatto proprio al ministro Franco, quindi le posso dire che ho una risposta fresca fresca, perché era uno dei quesiti freschissima proprio. Sì, Cioè, grazie. sì, dunque, il punto qual è? Che il termine esatto che ha adoperato il Presidente del Consiglio, sono un po', diciamo, pedante, ma Draghi ha un modo di comunicare completamente diverso dagli altri, per cui tutte le volte che dice una parola bisogna sempre vivisezionarla un po', perché altrimenti non si comprende dove vuole andare a parare. Ha utilizzato il termine delle imprese che devono essere accompagnate, o accompagnate verso il cambiamento, oppure accompagnate nel caso in cui non riescano a reggere. Allora, questa Certo. questione posta ovviamente anche al ministro, proprio nel termine di, come si dice, di ragionamento, ha avuto questo tipo di risposta. Cioè ha detto, da un lato, le imprese che sono nelle condizioni di riprendere vanno sostenute in sostanza con la liquidità, una liquidità che è data dai moratori e dai vantaggi fiscali, naturalmente dei vantaggi dal punto di vista dei prestiti, eccetera, eccetera. Quindi liquidità nelle varie forme possibili e immaginabili. Le imprese, soprattutto medio-grandi, che invece avevano già prima una situazione di crisi che è esplosa con la pandemia, un po' devono trovare soluzioni diverse, magari con l'utilizzo degli strumenti che sono stati via via immaginati per la Cassa Depositi e Prestiti, in modo tale chiaramente che tu non disperdi un patrimonio dal punto di vista dell'occupazione, però non stai neanche a tirarti sulla schiena delle aziende che molto probabilmente sarebbero andate in crisi comunque, a prescindere dalla pandemia. Cioè, quando la pandemia, magari quella crisi non l'ha semplicemente accelerata e certificata. Quindi questo che poneva la signora è un tema aperto, talmente aperto che infatti su questo ci stiamo ragionando, perché è la domanda che si fanno tutti. Siamo più, diciamo, sulla capacità di ripresa invece, come vi dicevo, dei servizi e del terziario, anche perché l'abbiamo visto l'anno scorso, cioè appena si è aperto lo scorso anno, tutte le attività che oggi vedete in fortissima sofferenza, pensate agli alberghi, pensate appunto ai ristoranti, alle palestre, eccetera, hanno avuto automaticamente una ripresa, no? Lì basta farli lavorare, per quanto può sembrare semplicistico, Sì. come giustamente chiedono loro quando vanno in piazza, e lì basta farli lavorare. Chiarissimo, senatrice. Io le rubo Sono temi un soltanto. po' complicati, poi chiaramente io cerco di Sì. sintetizzare come è possibile. Io le volevo rubare gli ultimi 2 minuti, se Sì? poteva. Questo è un cruccio mio. Il Sì? PNR deve necessariamente essere accompagnato con riforme strutturali che cioè che mancano, diciamo, in Italia da 30 anni, e sono due riforme in particolare molto molto delicate. La prima è la riforma della pubblica amministrazione, l'altra è necessariamente la riforma della giustizia civile. Sul punto, può dirci qualcosa? Cioè, al di là del Come piano che abbiamo visto della bozza di piano di Conte, che era molto generica, quantomeno sulla riforma della giustizia, ma anche su quella della pubblica amministrazione. Cioè l'intenzione di Draghi. Che intenzioni ha Draghi sulla pubblica amministrazione? Stiamo vedendo Brunetta che sta facendo queste nuove assunzioni, sta modificando le regole delle assunzioni, dei concorsi.
a parte, diciamo, le procedure concorsuali, ma da un punto di vista di efficientamento della macchina della pubblica amministrazione, ad esempio sull'utilizzo dei fondi europei, noi abbiamo una performance pessima, no, a livello europeo sull'utilizzo dei fondi, per esempio FERS, quelli regionali, no, di coesione, siamo penultimi in termini di impiego, dopo penultimi, appunto, cioè, l'ultima è la Spagna, ma siamo ultimi in termini di tempistica, e questo è un gap enorme. Io penso che Draghi anche l'abbia palesata questa sua preoccupazione, no, di utilizzare i fondi entro il 2026, avendo però a fianco una pubblica amministrazione efficiente, questo indipendentemente dalla struttura di governance che andrà a creare per la gestione dei fondi. Quindi riforma della pubblica amministrazione, senatrice, e giustizia, su questo ci può dire qualcosa, ci può anticipare qualcosa? Sì, sì. Allora, intanto rispondo, perché ho visto che sono intervenute alcune persone che hanno seguito sulla questione delle aziende. Allora, è chiaro che la scrematura fra le aziende che ce la possono fare e le altre che non ce la possono fare, non è che dall'alto lo fa lo Stato. Lo Stato deve fare un'operazione diversa, cioè mettere in opera gli strumenti. Poi è chiaro che è un'azienda che decide a quel punto a quale strumento accedere, no? Però vanno previsti. La scrematura questa saremmo uno Stato comunista, no? Se pensassimo che il governo può fare la scrematura fra le aziende, diciamo, buone e le aziende cattive. Mentre per quello che riguarda l'altra parte della domanda, o comunque una domanda praticamente collegata, era la questione dell'accesso al credito con garanzia dello Stato. Allora, effettivamente il sistema che è stato fatto attraverso la SACE, eccetera, ha creato parecchi punti interrogativi. Quando si pensa di all'accesso al credito facilitato o comunque sia la moratoria per mutui, spese e quant'altro, è chiaro che più che un fondo perduto, perché il fondo perduto è di difficile immaginazione, però si dà la possibilità attraverso il lavoro stesso che poi fa l'azienda di avere un accesso alla liquidità che poi ha tutti i tempi per poter restituire, ovviamente, e comunque restituisce in modo diciamo agevolato, sì, se parliamo di prestiti, altrimenti ci sono tutta una serie poi di vantaggi di carattere di natura fiscale, anche quelli non dimentichiamoli. Non sono idee già diciamo formate, cioè sono livelli di ragionamento, questo lo volevo dire, in modo che però saranno affrontati livelli, cioè questioni su cui si sta ragionando, che però saranno affrontati. Invece per le questioni che poneva lei, allora, sono i filoni sono questi. La parte della riforma della pubblica amministrazione è partita, perché Brunetta improvvisamente era un ministro odiatissimo perché ce l'aveva con i fannulloni, invece è diventato un ministro stradialogante anche con le organizzazioni sindacali, eccetera. Sì. Sia per il piano di assunzioni che in modo particolare riguarda il Sud, no? Sempre per il discorso che facevamo prima e che non ripeto, sì, ma anche perché ovviamente ha aperto la questione relativa sia alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, sia all'uso dello smart working tale da non compromettere la soddisfazione dei clienti, e sia soprattutto lo svecchiamento della pubblica amministrazione, perché la rendi efficiente se la svecchi. Ora, questo non significa che i dipendenti che hanno magari più di 50 anni siano da rottamare, li puoi formare, li puoi mettere a fare altro. Però voi capite che un ragazzo di 30 anni che deve lavorare a una pubblica amministrazione digitalizzata ha delle potenzialità che sono comunque diverse da uno che ne ha 50, sì, sì, no? E questo è nelle cose, c'è la vita praticamente che te lo insegna. Questo è l'obiettivo più grosso. E del resto, se voi parlate con le organizzazioni sindacali di ogni tipo e colore, vi dicono la stessa cosa, cioè vi dicono che c'è molto personale demotivato, molte persone che non riescono ad avere l'approccio con i mezzi tecnologici, e conseguentemente questo naturalmente provoca una serie di insomma quella pigrizia che noi constatiamo nei, sì, pubblici, sì, dipendenti, che poi ci dà particolarmente fastidio. E quello che riguarda la giustizia, siamo avanti, nel senso che anche quella è un filone fondamentale. La ministra Cartabia ha composto tre commissioni, in modo
particolare proprio relativamente al processo civile, poi ne ha fatte altre per il penale, sì, per la giustizia tributaria, per altre cose, però diciamo la prima addirittura d'arrivo è questa, un processo civile. E con una serie di innovazioni che dovrebbero poi prendere la forma di una di emendamenti del governo che andranno di fatto a sostituire il vecchio testo di legge delega di buona fede. L'intendimento è quello intanto di prendere le cose buone della pandemia, per esempio nell'ambito del civile, alcune cose che sono state utilizzate come il processo, pensa no, trattazione scritta, adesso faccio l'esempio più banale che mi viene in mente, sono state comunque positive, quindi si cercherà di prendere quello che c'è stato di positivo, poi si andrà alla costituzione dell'ufficio del processo con anche lì una serie di assunzioni che ci consente di fare l'Europa, però vuole la riforma. Questo è il ragionamento che ci ha fatto l'Europa, cioè l'Europa ha detto io ti do una serie di soggetti, anche qui persone giovani, di supporto per un tot numero di anni, perché devi smaltirmi il ritardo, ci ha dato anche gli obiettivi di quanto bisogna smaltire nel civile e nel penale, quindi ti metto a disposizione tutto questo, però è necessario chiaramente che la macchina funzioni. Ora, perché la macchina funzioni, considerando che i magistrati necessitano di supporti di vario genere e poi di tutto il personale anche amministrativo, anche lì c'è una serie di assunzioni che sono in arrivo. Poi l'Europa ci ha chiesto con grande determinazione di implementare tutto quello che è la mediazione e la negoziazione, cioè tutte quelle che sono le cosiddette ADR. Quindi anche su quello ci sono una serie di ragionamenti aperti. C'è un ragionamento aperto anche sul fare il Tribunale Unico della Famiglia, e i tempi sono molto ravvicinati, perché i testi da produrre, la Commissione Giustizia aveva il termine per gli emendamenti che scadeva il 16, per cui comunque ci sono, mi pare, 500 emendamenti presentati su questo tema, che andremo ad analizzare una volta che arrivano anche quelli del governo, che dovrebbero arrivare sicuramente entro fine mese. Questo è un po' il quadro. Quindi anche lì si sta trottando, perché i soldi del recovery sono strettamente connessi all'approvazione di questi testi di riforma. Certo. Quindi non è che possiamo vagheggiare, ecco. Corinna ci fa una domanda: aumentare il numero dei magistrati, no? Cioè, saranno assunzioni anche previste per i magistrati? Allora, la questione relativa al numero dei magistrati, è stata affrontata, detta e ridetta, perché noi abbiamo un numero di magistrati che è inferiore in rapporto al numero degli abitanti, e siamo fra quelli con il numero più basso rispetto, il rapporto peggiore in Europa. Quindi, e questo fa addirittura dei nostri magistrati dei magistrati che avrebbero una notevole produttività. Quindi si aumenterà il numero dei magistrati, ma non ci siamo con i tempi richiesti dal recovery, per la semplicissima ragione che tra che fai il concorso, li assumi, li metti in pista, passano 3 anni. Mentre noi abbiamo la necessità dello smaltimento dell'arretrato è immediata, perché è troppo elevato. Quindi, insomma, questo non vuol dire che non saranno assunti, cioè ci sarà un piano di assunzioni, anche perché il precedente governo aveva anche rivisto tutte le piante organiche, però a fianco di questo ci saranno quegli innesti che vi ho così un po' a volo di rondine cercato di descrivere. Si spera, senatrice, perché io ho visto uno studio che ci dice che perdiamo dai 12 ai 40 miliardi di PIL di investimenti stranieri l'anno non è solo un problema di investimenti stranieri, cioè il problema della giustizia civile che a chiunque capita di dover recuperare dei soldi da un debitore non recupera niente. Allora, c'è un problema, il primo problema è per gli investitori
cittadini e quant'altro. Lo studio è vero, comunque esiste, cioè, ed è una delle questioni che è stato messo, cioè lei ha ragione, però la questione fondamentale è che uno deve arrivare dentro un'aula di un tribunale e avere la certezza di avere un giudizio equo in tempi ragionevoli. Perché se no, anche per uno che ha una litiga per un contratto, non è che può risolvere la situazione della risoluzione del contratto, no? Dopo 10 anni, perché diventa un massacro. Quindi da questo punto di vista, comunque, la questione c'è, anche se questa faccenda del PIL, che lei come giustamente ha ricordato e che è stata riportata un po' da tutta la stampa, soprattutto quella specializzata, sì. Non è, diciamo, importante quanto, cioè, o meglio, non è stata messa in luce come importanza, sì, tanto quanto la necessità di avere la certezza di una risposta in tempi brevi, ecco, che comunque fa parte in uno stato di diritto dei diritti basilari dei cittadini. Benissimo, senatrice. Io credo che siamo arrivati in conclusione questa sera. Va bene. Io ringrazio. Mi dispiace per Paolo, l'avrei voluto far parlare molto di più, ma ci rinnoviamo l'invito. Ne ho mancato così, anche con lei, senatrice, per parlare specificamente della giustizia quando ci sarà, perché questo è un tema che a noi interessa particolarmente. E allora sì, saluto tutti quanti, gli ascoltatori, gli amici, vi ringrazio e al prossimo grazie appuntamento allora. Grazie a voi, grazie, buona serata. A tutti. Buona serata.